Voi avete silenziato un paese con un governo fotocopia, che è una vergogna ed è un insulto nei confronti di tutti gli italiani che sono andati a votare il 4 dicembre. Nessuna di queste persone però ha pagato per i suoi errori. Nessuno che si sia assunto la responsabilità delle sue azioni. E non ci venite a dire che Renzi se n'è andato, perché Renzi non se n'è andato. Renzi sta dentro a questo governo ed è il regista di questo governo e ci sta con due fidi cani da guardia, Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Di lei, Presidente, non abbiamo nulla da dire. Facciamo veramente fatica a rivolgerci a lei come al Presidente del Consiglio e a definire questo il governo Gentiloni, perché questo è a tutti gli effetti il governo Renzi bis. Quindi, Presidente, per capirci su cosa e per chi chiedete la fiducia. Perché questo governo che lei oggi viene a presentare è già stato sonoramente sfiduciato da 19.420.730 no. I cittadini avevano espresso una volontà precisa con quel voto, una volontà che voi avevate chiesto di esprimere al di là del referendum. Il Movimento 5 Stelle non dà la fiducia a questo governo. Visto che gli italiani hanno confermato con il referendum del 4 dicembre scorso che la sovranità appartiene al popolo, noi ci mobiliteremo per far sì che si possa giungere nel più breve tempo possibile al voto e quindi ridare parola agli italiani. Questo governo non rappresenta più nessuno, sono dei nominati che non hanno nessuna legittimazione popolare, che fino adesso non hanno fatto niente in 3 anni e mezzo, non hanno risolto un problema ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle vuole iniziare a ragionare come forza di governo e andrà nei posti dove ci sono i problemi. Il Movimento 5 Stelle non consegnerà le chiavi dell'Italia alla Troica. Il Movimento 5 Stelle si oppone al MES. Fate attenzione, tutti dobbiamo capire perché il MES è pericoloso per l'Italia. Il Meccanismo Europeo di Stabilità, detto anche Fondo Salva Stati, è un trattato intergovernativo, approvato dai vecchi partiti e sostenuto da Napolitano, che ha il potere di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi che lo richiedono. Il Fondo Salvagente è stato creato a causa delle troppe crisi bancarie. Se una banca crolla, si può attingere al MES. Ammonta a 700 miliardi e ogni paese membro ha diritto a una parte di questo. Se il governo italiano richiede l'intervento del MES, dice addio per sempre alla libertà di decidere il futuro economico del nostro paese. Il MES è uno strozzino, non un salvatore. Vi ricordate cosa è successo alla Grecia di Tsipras? Chiedere soldi al Fondo Salva Stati significa essere governati dalla Troica. Sapete cosa accadrà se Gentiloni chiederà soldi al MES per salvare Monte dei Paschi di Siena e tutto il sistema bancario italiano? Per prima cosa, nessun futuro governo eletto avrà libertà di scelta. Poi, non esisterà più la possibilità di avere un reddito di cittadinanza. E infine, ci sarà il blocco della nostra economia, schiava dei trattati europei. Richiedere il MES significa venderci alla Troica. Monte Paschi è una banca che esiste dal 1472, la banca più antica del mondo, ha resistito, lo diciamo spesso, alle guerre, alle carestie, alle pestilenze, ma non ha resistito al malgoverno rappresentato dalla politica e nello specifico dal Partito Democratico. Su MPS non prendiamoci in giro, le responsabilità di una parte della politica della sinistra, romana e senese, sono enormi. Chi l'ha detto? L'ha detto Alessio Villarosa? L'ha detto Matteo Renzi. E quindi secondo noi questo Partito Democratico non ha attualmente, non deve avere il diritto di decidere sulla morte, sulla vita di questa banca e soprattutto sui risparmiatori che in questa banca ci hanno investito e ci hanno creduto. C'è qualcosa che non va su tutta la normativa bancaria e su tutta la politica che dovrebbe fare le normative bancarie e invece non le fa. Non lo dice Daniele Pesco, non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dicono i magistrati. La politica ha diretto la gestione della banca, ha diretto la gestione della banca. In quel momento chi era la politica era il PD. Concludo richiamando Mervyn King, che è il governatore della Banca d'Inghilterra dal 2003 al 2013. Affrontare i sintomi immediati di una crisi, adottando soluzioni a breve termine per mantenere la fiducia dei mercati, di solito gettando loro grandi quantità di denaro, non fa che perpetuare gli squilibri di fondo. Le banche si sono infiltrate nei partiti politici.
trasformandoli di fatto in banca. Qual è oggi la differenza tra il PD e una banca? Me lo dovete dire. Questi 600 euro, colleghi, si trovano efficacemente sepolti a pagina 12 del secondo allegato della comunicazione Energia Pulita per Tutti. Vero è che i sussidi inefficienti al fossile, cito, sono nel testo principale, ma come penultimo argomento del penultimo paragrafo, en passant e senza quantificare. Quasi quasi ci erano sfuggiti. Mi riferisco ai dati del Fondo Monetario Internazionale, ai sussidi diretti e indiretti nella UE alle fonti fossili. Nell'anno del Signore 2015 pari a 300 miliardi di euro annui. Sì, siamo 500 milioni di cittadini, a onor del vero non so per quanto tempo. Il sussidio annuo pro capite neonati ad anziani compresi è quindi pari a questi 600 euro. Di fronte a questo scandalo tutto il resto impallidisce, è una vergogna, 500 milioni di volte vergogna. L'energia fossile sporca e letale, climaticamente, sanitariamente, geopoliticamente, non deve essere sovvenzionata più di quella che definite pulita voi stessi. Lo trovo immorale, osceno e anacronistico, di fatto suicida. Quindi, per amor della giustizia e della scienza, se non si vuole eliminare le sovvenzioni fossili, che si mettano almeno sul piatto, si stampino almeno 300 miliardi annui di denaro verde, di denaro vero all'energia verde. Il governo Renzi ha mentito. Ha promesso container ai terremotati prima di Natale, ma ne arriveranno solo per una minima parte della popolazione. Mancano 10 giorni a Natale. Il presidente Gentiloni, con il passaggio non solo della campanella, ma anche della felpa, ha accettato anche questi impegni. Riuscirà a mantenere ora anche queste promesse? Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo decreto con la consapevolezza che ancora molto c'è da fare e che nel tempo continueremo ad essere presenti in modo propositivo e vigilando. Questo per noi non è solo un impegno, ma è anche un giuramento. Grazie. Rispetto appunto a Mediaset, ci domandiamo per quale motivo il governo italiano, Gentiloni, Renzi e compagnia bella, siano immediatamente intervenuti con dichiarazioni rispetto a Mediaset, perché è un'azienda strategica, perché si tratta di telecomunicazioni, quando in realtà evidentemente per loro svendere le antenne di Rai Way, che sono state utilizzate in un certo senso anche in maniera collegata agli 80 euro, alla copertura appunto degli 80 euro, li hanno taciuto. Allora, per il Movimento 5 Stelle, ogni grande azienda che passa di mano di fatto e che viene acquistata da paesi stranieri o da imprenditori stranieri, evidentemente è una perdita. Però per noi è anche una perdita, sono state appunto una perdita la Parmalat, la Telecom, per cui quello che noi contrastiamo e che attacchiamo anche rispetto alla vicenda Mediaset è il consociativismo, ovvero i favori che ci sono tra un partito e l'altro, che non hanno minimamente l'interesse della salvaguardia di un'azienda o di posti di lavoro. Abbiamo appreso con sorpresa dell'arresto di Raffaele Marra, dirigente del Comune di Roma, per fatti che, per quanto risulta fino ad oggi e adesso a questi momenti, non riguarderebbero in alcun modo questa consiliatura. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, anzi li ringraziamo per la loro opera. Marra era già un dirigente di questa amministrazione e noi ci siamo fidati. Probabilmente abbiamo sbagliato e di questo mi dispiace nei confronti dei cittadini romani, mi dispiace nei confronti del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo, che aveva sollevato qualche perplessità. Voglio essere chiara, l'amministrazione va avanti. Che cos'è il terzo valico? Il terzo valico è un'opera assolutamente inutile. No, perché non è mai stato dimostrato nel concreto la propria utilità, ma si basa solo su un'analisi costi-benefici proposta da chi realizza l'opera. È un'opera che è stata bocciata 3 volte dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale perché giudicata insostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Una vicenda ben poco raccontata oltre i confini di Genova e Alessandria. Ecco perché ho chiamato questa grande opera, la più grande opera pubblica italiana, il gigante invisibile. Grande opera pubblica finanziata rispetto invece a quanto si diceva solo e unicamente dallo Stato italiano. Una quantità immane di soldi e ha tutta una serie di problematiche riguardo alla sostenibilità ambientale, l'inesistenza delle necessità trasportistiche e purtroppo anche delle infiltrazioni mafiose e andranghetiste notevoli.
Noi per questo motivo ne chiediamo l'immediata sospensione e la revoca delle concessioni al COCIV. Una fotocopia che è una vergogna ed è un insulto nei confronti di tutti gli italiani che sono andati a votare il 4 dicembre.